Yo, what's good everyone? Bella raga, rieccoci qui a reagire ancora un pochettino di freestyle, eh? Oggi andiamo a reagire al quarto ottavo di finale del Fight Club. Spero di non aver fatto una stronzata, ma mi pare che abbiamo già reagito a tre video, eh? Adesso non ce lo voglio controllare, poi guardo mentre lo carico, sperando di non aver detto una stronzata. Purtroppo sappiamo che non ci sono i video, quindi ho detto sì, adesso iniziamo a fare tutte quante gli ottavi di finale, quarti di finale, tutto quanto assieme per ogni competizione. Però visto che non ci sono i video, ho detto magari potrebbe stufare la gente, diciamo, quindi è meglio farne una alla volta ancora, eh. Però non vi preoccupate, vi porto anche altre reaction così non vi annoiate troppo. Dai, senza perdere tempo, andiamo subito a sentirci questa sfida. Questa deve essere bella, eh? Deve essere bella. E non trovavo un fottuto di Novoramin. MP direttamente da Fernet Bar, the skunkiest of them all, man. Simon Skunk. Yo. Er fuoco. Aspetta, ma magari abbiamo i sottotitoli, beh? Ah, purtroppo no. Bella Simon Skunk, finalista che si è qualificato a Pescara, a Perugia. Raga, scusami, non mi vogliano male i pescaresi di... Perugia, Perugia, vuole andare a Pescara, controdono. Ragazzi Perugia, di Pescara, organizzare la tappa del fight a Pescara, per favore. Portate che il mister... Chi è Debit? È Debit questo? Va bene. Allora, bella Simon Skunk, bella, non trovavo un fottuto nome da Roma, giusto? Belletri. Ci sei un minuto sullo schermo e si parte al 3, 2, 1, fuori! Alla prima è dovuto dire che lui non è uno sconosciuto e non dico che lo batte che è risaputo, ma che è il padre migliore di famiglia che avrei sognato e che avrei mai voluto. Fra è dovuto, il fatto è che ti lascio seminudo, io non lo so, non discuto, non ti lascio mica un nervo scoperto, ma se rappo rappo a petto nudo come fossi un nervo rudo, certo. Qua tempo, ogni volta parlo del convento, ogni volta con le barre, questo qua che è un grande, per far delle figlie ci vogliono delle palle, quindi lui per me è grande, però non me ne fotte un cazzo perché stasera tutti sanno devo fotterlo con le barre. Simon Skunk è imbarazzante come gli dicessi non sai montare le canne. Basta di quello che adesso brutto lo sposto, non lo so. Mica che minuto. Il parrucchiere m'ha sfregiato, ma lo stesso lui è quello più trasandato. Paradossalmente in gara lo sa sempre, lo riconosci, che cazzo me ne frega. Frate, non ti estingui, sei più slinky, spara addosso, cioè tu finci. E sto bestiale sto minuto di Mtufn. Un minuto. Yeah, si sente, ragazzi? Si sente. Ciao a tutti. Che grande. 2, 1. Troppo simpatico Simon Skunk. Bella storia, ve la racconto pure io una storia. Nata mia figlia, ho messo con la droga. Quarto diploma e smetto la scuola. Hai capito che cazzo certi sogni non gli convinci con i soldi. Lui al massimo non fa i soldi, fa ridere a rappare a Massimo Boldi. Hai capito, non c'ha il flow, qui mi farai il deep throat. Prima lui ce l'aveva il flow, ma adesso Roma spacca solo Kisel per i TikTok. E Roma chi spacca? Non c'è nessuno che fa doppia H. Io ti accappotto, il mio rap è troppo fresh, lui ha già il cappotto. Come le incastro, che bestia. Rime fighe sopra il nastro, rime fighe mentre fumo insieme a Fide l'incastro. Sai che dopo un trip vedo visioni, Simon che vince come l'oracolo di Delphi. Mica che incastri, eh? Mamma mia! Cazzo, peccato davvero per non avere i video, mamma mia. So che lo dico sempre, però perde molto. A questo giro inizia Simon Skunk. Un minuto qui alle nostre spalle. Si parte al 3, 2,
1, fa! Dammi il microfono, il palco va in fiamme. Il pubblico che mi dice dai, la mia cricca è Fernet Barre, mi conosce tutta Italia per le barre, per le canne, per le palle. Yeah, per le palle, però fra sei trash, e che tu mi batti stasera che è inverosimile. Vuoi fare pure quello fresh, ma con sti peletti che ti spuntano dalla maglietta sei poco credibile. Hai capito, sì, ma la tua rima non spacca, ti mando in Cecoslovacca. Sei vestito come un turista, qui hanno rubato tutto mentre restava in spiaggia. Cazzo me ne frega, sfigato, distrutto, io come il turista, tu come quello che ha rubato tutto. Non me ne frega, sopra sto microfono, lui North Face, Polo Nord, io flow caldo, molotov. Tu sei bravo per niente, non hai tecniche perfette. Tu in frista sei un turista, ti rubo i soldi e faccio un turista per sempre. Un turista per sempre, sei venuto a perdere il nome con un nuovo, tu rischia per niente. Entri in frista, tanto alto che di livello, vado a tecniche per perfezionista. Per perfezionista, e te la spiego in frista, da quanto il flow tuo è storto, Picasso ci ha fatto un quadro cubista. Quadro cubista, vengo dal futuro, come un futurista, frate, te lo giuro. Tu c'hai i caschetti, i capelli così tanto appiccicati e sei sudato che ormai, frate, fanno un tutto. Questo! Ma è già finito, è già finito! Minchia, è durato niente! Il minuto, porca troia! A mia sinistra, lo ha iniziato, non trovavo un fottuto nome. Se volete che sia lui il vincitore di questa sfida e acceda ai quarti di finale, fate casino per lui al 3, 1, 2, 3. Se invece volete che sia Simon Skunk alla mia destra a vincere questa battle e ad accedere ai quarti di finale, fate casino per lui al 3, 1, 2, 3. Debits. Ah, Debit è in giuria. Sembrava di averlo sentito. Sto a caricamento un attimo. La giuria è concorde col pubblico. Passa Enti. Salutiamo. Non è stato male, non è stato male, non è stato male assolutamente, né uno né l'altro, hanno spaccato tutti e due di brutto. Una bella sfida, però cazzo è vero, per questo che non faccio tutti quanti gli ottavi di finale assieme, perché perde molto senza il video, purtroppo. Ah, oh, mio Dio, non so perché la gente deve essere deficiente, non lo so. Non bere se non lo reggi l'alcol. Vaffanculo, porca troia. Vabbè, dai, spero che comunque vi siate divertiti in ogni caso. A me è piaciuta la sfida, è stata molto bella. Vi auguro una buona domenica e ci vediamo alla prossima. Bella!